Israel, Costa Italiana e l'Associazione Ambientalista Israeliana, che si avvale della collaborazione di volontari di tutte le religioni e di qualunque schieramento politico. Prima di dargli la parola, il tema è Shoah e tragedie collettive, quale elaborazione per l'inelaborabile, che sarà poi commentato dalla dottoressa Sara Boffitto. Stamattina Alberto Sonnino ha detto: la mia relazione non dà sconti a nessuno, e credo che è proprio così, e credo che sia anche giusto così, visto anche la situazione contemporanea che stiamo oggi attraversando. Do la parola e poi commenteremo. Allora, intanto un pensiero a Valeria Gidi Morpurgo, che ricordo insomma come se fosse ieri, quando mi ha telefonato per invitarmi a questa giornata, dandomi un grande onore e un grande piacere. I miei ringraziamenti a Ronny, ad Anna Ferruta, al Centro Milanese, al gruppo di studio che da tanti anni cura con grande passione e competenza, affronta con grande passione e competenza il problema della testimonianza, della memoria, e si occupa di come appunto mantenere viva e attenta la memoria e quindi la guardia senza mai scadere nella banalità o nello scontato, quindi sempre con grande rigore scientifico da una parte e con grande passione e umanità dall'altra. Io negli incontri che ho avuto modo di seguire, quando ho avuto la possibilità di partecipare, sono sempre rimasto molto, molto colpito dal calore, dall'accoglienza e contemporaneamente dalla grande competenza e professionalità nell'affrontare il tema. La mia relazione comincia proprio da uno spunto che mi ha dato Valeria quando mi ha chiamato, mi ha invitato a partecipare a questa giornata e mi ha detto: dice, guardati l'intervista che ha rilasciato Abraham Yoshua a Mantova, pubblicata sul Corriere della Sera, perché potrà esserti utile. Valeria era sempre prodiga di consigli che sono stati per me molto, molto preziosi nel corso di studi, pubblicazioni, insomma una persona che ricordo veramente con grande gratitudine e con grande affetto. Allora mi sono andato a vedere questa intervista e Abraham Yoshua parla della memoria dell'Olocausto dicendo: ma la Shoah sta diventando un'ossessione per gli ebrei. Dovrebbero abbandonare un po' della memoria, anche i palestinesi dovrebbero abbandonare un po' della loro memoria e piuttosto volgersi al futuro, guardare avanti, dimenticare un po' il passato per costruire il futuro. Allora io vorrei partire proprio da questa considerazione, perché è una considerazione che da una parte mi trovo profondamente d'accordo, perché credo che per andare avanti bisogna mettere in movimento e reclutare, recuperare tutte le risorse creative, la libido, in modo tale da poter dissolvere gli effetti negativi del trauma. Nello stesso tempo però un'affermazione che mi lascia con grande perplessità, perché da una persona dello spessore di Abraham Yoshua non mi aspetterei una considerazione di questo tipo, che rischia di diventare una banalizzazione, una semplificazione perché non tiene conto di quelle che sono le complessità relative al problema della conservazione della memoria. Io credo che invece, al contrario, deve continuare ad essere un'ossessione la memoria della Shoah, ma non per gli ebrei. In questo senso mi trovo molto d'accordo con Elena Lowenthal quando dice che la celebrazione della giornata della memoria è una faccenda che riguarda gli altri, non gli ebrei. Gli ebrei debbono ricordare per nome, perché soltanto ricordando il nome si mantiene viva la memoria di chi non c'è più, di chi è scomparso. Anche per questo, come saprete, allo Yad Vashem, il memoriale che c'è a Gerusalemme, c'è una stanza che inquieta, che colpisce, che rimane scolpita nella memoria in chi va a visitarla, dove una stanza buia, completamente buia, con dei lumicini, dei puntini luminosi e con un nastro registrato che incessantemente da anni recita i nomi dei bambini, 1,5 milioni di bambini che sono stati risucchiati dalla Shoah. Quindi gli ebrei debbono ricordare per nome. La celebrazione della giornata della memoria riguarda gli altri e questo è un dato di cui non ci si deve dimenticare. Riguarda gli altri perché io credo che il percorso di elaborazione del trauma della Shoah da parte degli altri
si è appena iniziato, non si è affatto concluso. E questo riguarda non soltanto chi ha perpetrato i crimini, chi ha avuto un ruolo attivo nella persecuzione, quindi nell'uccisione di milioni di persone, ma anche riguarda anche chi tutt'oggi tende a cancellare la memoria, a dimenticare, pur senza aver avuto un ruolo diretto o anche indiretto nell'esecuzione materiale di quelle che poi sono diventate le vittime. E mi riferisco a quello che dice Siobhan Nash Marshall, una storica che parla del genocidio del popolo armeno, del negazionismo del genocidio del popolo armeno, il suo libro, l'ultimo libro, Le colpe dei padri, uscito nel 2017, e lei ricorda come in Turchia tutt'oggi è in vigore l'articolo 301 del codice penale che sanziona chi fa riferimento al genocidio del popolo armeno. E poi ci ricorda che nel 2006 sono stati secretati documenti catastali del 2015, del periodo appunto quando ha avuto luogo il genocidio del popolo armeno. La motivazione ufficiale è perché quei documenti avrebbero minato la sicurezza nazionale. In realtà il problema era non riconoscere il diritto alla restituzione dei beni che i turchi, nell'allora impero ottomano, avevano sequestrato, avevano sottratto agli armeni. E sempre in tema di negazionismo attuale, nel libro di Morris Tsevi, che parla del genocidio appunto del popolo armeno, viene ricordato come nel 2001 il governo turco dà disposizioni perché sia creato un monumento nella gola di Kemah in Turchia che commemora anzi la morte di un gruppetto di militari turchi precipitati con la loro camionetta, con la loro jeep in un burrone, nello stesso posto dove sono stati trucidati migliaia di armeni. E di questo non parla nessuno, non dice nessuno. Allora, noi dobbiamo chiederci questo lavoro di elaborazione, quindi di presa di coscienza, di presa d'atto delle responsabilità, chi deve riguardare e quali sono le funzioni che debbono essere messe in campo da parte di entrambi gli attori, da parte delle vittime, discendenti delle vittime, ma anche da parte dei carnefici e dei loro discendenti. Io credo che il mondo, quello che nel mio scritto per brevità e per semplicità sintetizzato definito con il termine di mondo intorno ad Auschwitz, per intendere appunto tutti gli altri, hanno in realtà una difficoltà importante da dover affrontare, perché prendere atto, accogliere la testimonianza, prendere atto di quello che è successo non è affatto semplice. Per rientrare nei panni, nella veste dello psicanalista, cito quello che dice Semi rispetto all'accoglimento della testimonianza del racconto di vicende traumatiche. Semi, nel suo trattato di psicanalisi, parla della inevitabilità per entrambi gli attori, l'analista e l'analizzando, di risperimentare impotenza. Quindi, nel momento in cui ci si confronta con il trauma, sia chi l'ha subito che chi raccoglie la testimonianza del trauma vissuto si trova a dover fare i conti con il proprio senso di impotenza. Giannitelli parla di meccanismi improntati alla scotomizzazione che vengono innescati, Giaconia e Racalbuto addirittura dicono della possibilità che sia colpita nell'analista, nel momento in cui accoglie il racconto di un trauma subito, di un trauma vissuto, nella mente dell'analista si ha un effetto negativo, un effetto dannoso sulla propria capacità di pensare addirittura. Quindi come se la capacità di pensare, che è lo strumento principale che noi analisti usiamo nel nostro lavoro quotidiano, proprio lì, proprio su questa importante e rinunciabile funzione, subiamo un urto, subiamo un colpo. Zerbi Schwartz parla di una pressione all'enactment che subirebbe l'analista. Per dirla con un'unica citazione, in un lavoro di Correale, credo del 2004, si parla genericamente di inaccessibilità dell'area traumatica. Come dire che quello è un terreno che scotta e che non fa piacere e non è comodo per nessuno affrontare.
E io credo che questo sia la base del motivo per cui alla difficoltà nella specifica situazione analitica personale corrisponde alla specifica situazione individuale nella stanza di analisi, corrisponde a questo, dicevo, quello che possiamo definire una sorta di controtransferto, di controidentificazione collettiva generale. Questa mattina si parlava, Nicolò ricordava l'importanza di tenere d'occhio, di prendere in considerazione il funzionamento gruppale. Il funzionamento di un piccolo gruppo può in qualche modo evocare quello che poi succede a livello collettivo generale, quindi c'è una collettività, il mondo intorno ad Auschwitz, che probabilmente in virtù di una sorta di controtransfert negativo, potremmo dire, o di controidentificazione proiettiva, tende a mantenere le distanze. E questo fa sì che per il sopravvissuto o anche per i discendenti di chi è sopravvissuto, esternare il proprio vissuto diventa particolarmente difficile. Questo si scontra con quella che invece è l'esigenza principale indicata da Bolleber, ricordato anche lui questa mattina, analista tedesco, credo che sia stato presidente della Società Tedesca di Psicanalisi. Bolleber dice: per affrontare un trauma collettivo non è sufficiente il lavoro del traumatizzato, per quanto possa trovare nella stanza d'analisi, nel rapporto con l'analista, le migliori condizioni perché il suo vissuto sia esternato. Occorre un discorso sociale, un discorso collettivo, un discorso politico, cioè il mondo intorno ad Auschwitz, definizione mia, deve mettersi in movimento, deve attivarsi, deve coinvolgersi perché sia possibile l'elaborazione del trauma nelle vittime. Nei libri che parlano delle testimonianze dei sopravvissuti, ne cito in particolare due, quello di Franca Tagliacozzo, il titolo è Gli ebrei romani raccontano la propria Shoah, e quello di Marcello Pezzetti, il libro della Shoah italiana, ci sono innumerevoli frasi riportate dai sopravvissuti. E in quasi tutte le testimonianze, in quasi tutte le esternazioni si rintraccia questo denominatore comune, la difficoltà di confrontarsi con la sospettosità degli interlocutori. Tornavano a casa e non volevano ascoltare, tornavano a casa o nella cerchia di amici e si scontravano con l'incredulità. Io sono rimasto molto colpito da un fatto raccontato proprio da Franca Tagliacozzo, un testimone, non ricordo chi, dice: noi siamo tornati a Roma faticosamente, insomma venuti giù dal nord Europa, arrivati a Roma salivamo sull'autobus, non avevamo niente, avevamo quattro stracci addosso e niente di più, salivamo sul tram perché avevamo necessità di ritornare a casa, di ritrovare la nostra abitazione, la nostra famiglia, e i controllori del tram ci facevano scendere dal tram perché non avevamo il biglietto, e tutti i presenti che esternavano il loro compiacimento per questa solerte rigorosità del controllore che fa scendere il sopravvissuto dal tram perché non ha pagato il biglietto, che apprezzavano in maniera vistosa il fatto che le regole erano state rispettate. Quindi, dicevo, è importante che si attivi il mondo intorno ad Auschwitz per permettere la testimonianza e quindi l'elaborazione del trauma. Del resto Anna Ferruta, Valeria G. di Morpurgo, Ronny Jaffé ci insegnano che il lavoro della testimonianza, il compito, l'impegno della testimonianza equivale proprio alla possibilità di elaborare il trauma, che è una condizione inevitabile perché la vita possa riprendere, anche se ovviamente non potrà mai riprendere il suo corso come se non fosse accaduto nulla. Quindi le tracce rimangono e le ferite si rimarginano lasciando delle cicatrici fortemente, fortemente visibili. Ma questa esternazione, la testimonianza, quindi l'elaborazione del lutto nei sopravvissuti, l'esternazione della propria esperienza, a cosa corrisponde? Corrisponde implicitamente o esplicitamente in un atto d'accusa. Che ha fatto il mondo mentre noi stavamo lì a crepare nelle camere a gas e poi i nostri resti sono finiti nei forni crematori? Che ha fatto il mondo esterno? Allora, ricordava Ronny che io questa mattina avevo preannunciato che non avrei fatto sconti a nessuno e comincio a non fare sconti. Intanto dico che questo interrogativo oggi noi ce lo dobbiamo tenere ben presente, fortemente a mente. Intanto perché l'esercito di Erdogan sta sterminando i curdi senza che l'Europa alzi un dito.
E poi noi siamo ovviamente grati a Papa Francesco che prende la parola con grande sensibilità, con grande umanità e a tutto il nostro apprezzamento per le migliaia di morti che finiscono sul fondo del Mediterraneo, e su questo siamo ovviamente tutti d'accordo che deve essere alta la voce di condanna, di preoccupazione e di angoscia per questi poveri disgraziati che finiscono con le loro barchette in fondo al Mediterraneo. Ma io sento molto poco, però, ho difficoltà a trovare dichiarazioni forti, altrettanto forti, per il genocidio in corso dei cristiani in Iraq, in Pakistan, in Yemen, in Nigeria, in Siria. Sono 5 nazioni, non so quanti milioni di persone abitano queste 5 nazioni, che sterminano i cristiani nella totale indifferenza della cultura, della politica e della società civile europea. Ma torniamo ai fatti nostri, siamo qui per la giornata della memoria e per ricordare la Shoah. Allora, l'atto d'accusa, cosa ha fatto il mondo intorno ad Auschwitz mentre i corpi bruciavano nei forni per trasformarsi in cenere? Gli Stati Uniti, a cui va tutto il nostro debito di riconoscenza perché ci hanno liberato dal nazifascismo, ma noi sappiamo che loro sapevano di cosa accadeva nelle camere a gas e nei forni crematori. Avevano le foto, c'è il libro di Umberto Gentiloni che lo dimostra chiaramente. C'erano 2 polacchi fuggiti da Auschwitz che sono andati a raccontare per filo e per segno cosa stava accadendo. Gli Stati Uniti non hanno bombardato le linee ferroviarie. Nel 1938 Roosevelt ha preteso una conferenza che ha reclutato i rappresentanti di 32 nazioni per risolvere il problema dei profughi che scappavano dalla Germania a causa delle persecuzioni. 32 nazioni alla conferenza di Evian, concepita proprio per risolvere il problema dei profughi, non c'è stata una nazione che si è mostrata disposta ad accogliere i profughi. E la Gran Bretagna, a cui va ancora una volta la nostra riconoscenza per averci liberato dal nazifascismo, la Gran Bretagna con il Libro Bianco ha calmierato l'ingresso in Palestina, nella Palestina mandataria, dei profughi ebrei che scappavano dall'Europa, dalle persecuzioni europee. E questo per non scontentare il Gran Muftì al-Hussein, lo zio di Arafat, per chi non lo sapesse, perché non volevano che entrassero troppi ebrei in Palestina, avevano paura che poi si creassero problemi di convivenza. E il Vaticano, in casa nostra, mentre l'arcivescovo di Milano, il defunto Schuster, che era tra l'altro un aderente al regime, a chiare lettere nella predica al Duomo qui di Milano del 13 novembre 1938, con grande coraggio, per questo va tutta la nostra ammirazione, ha detto che le leggi razziali che erano state da poco introdotte in Italia, quindi nel settembre dello stesso anno, del 1938, erano l'espressione di un'ideologia pagana, quindi una bella botta al regime di Mussolini. Però contemporaneamente Pio XII non dice nulla sulle persecuzioni, anche perché è preoccupato dei religiosi che in Germania e qui in Italia erano oggetto delle percosse da parte delle SA e delle SS in Germania e delle squadracce fasciste in Italia. E concludo questo excursus sui miei capi d'accusa con la Ratline, la via di fuga dei gerarchi nazisti che hanno trovato con l'aiuto della Caritas, del Vaticano e della Croce Rossa una via privilegiata per raggiungere il Sud America. Gerarchi nazisti che sono stati cooptati dalle nazioni dell'Europa e anche da parte degli Stati Uniti, sono stati cooptati o per motivi di ricerca balistica o per la lotta politica al comunismo che in quegli anni, negli anni del dopoguerra, faceva tanto preoccupare i nostri governanti. Torniamo in Germania. Il processo di elaborazione del trauma della Shoah io credo che debba riguardare non tanto gli stermini ad opera delle Einsatzgruppen nell'Europa dell'Est e poi dalla conferenza di Wannsee in poi la soluzione finale. Il processo di elaborazione del trauma della Shoah comincia da prima e riguarda gli stessi tedeschi, i cosiddetti ariani, perché ricordava questa mattina la professoressa Merzagora,
c'era il progetto eutanasia, il progetto T4 dall'indirizzo di Tiergartenstrasse 4, dove c'era la clinica psichiatrica dove si mandavano a morire con iniezioni letali, con il gas, con l'inedia, le giovani vite indegne di essere vissute. Quindi credo che la coscienza dei tedeschi abbia veramente un grande affare nell'elaborazione di questo trauma che riguarda le vittime, ma riguarda i carnefici, perché come possono guardarsi allo specchio quelli che in qualche modo hanno partecipato o sono stati osservatori silenti, passivi dello sterminio di oltre 90.000. La professoressa Merzagora questa mattina dava dei dati, io sapevo circa 90.000 in tutto tra giovani vittime e vittime adulti colpite dal progetto T4. Il progetto T4 si è arrestato soltanto pochi anni dopo, è cominciato nel 1933 con la sterilizzazione dei disabili, poi è evoluto proprio nello sterminio vero e proprio. Quelle sono state le prove generali per quella che poi sarebbe stata la persecuzione e lo sterminio degli ebrei. Si è interrotto perché la Chiesa tedesca ha alzato la propria voce di protesta, in particolare, mi fa piacere ricordarlo, il vescovo della città di Münster, Clemens August von Kahlen, che nelle sue prediche condannava viva voce e chiaramente quello che stava avvenendo. Forse non tutti sanno che a seguito del progetto eutanasia, quindi della messa a morte delle giovani vite indegne di essere vissute, a testimonianza di questo dramma, di questa tragedia, rimangono una decina di monumenti sparsi tra Austria e Germania. Nei processi che sono stati intentati a carico dei responsabili e dei corresponsabili, non sono stati ammessi come testimoni i sopravvissuti e i figli dei sopravvissuti, i parenti, i familiari dei sopravvissuti del progetto T4. Questo detto proprio dalla viva voce di Lilienthal, che è il direttore del museo del memoriale di Hadamar. Hadamar era uno dei centri dove venivano messe a morte queste giovani vittime. Ma per farci capire quanto si è lontani dall'elaborazione di questo dramma, di questo lutto, vorrei ricordare il fatto che tante patologie, tante sindromi portano il nome dei carnefici, degli esecutori. La quasi totalità della classe medica e paramedica aveva partecipato al progetto eutanasia. Bene, ancora oggi noi conosciamo la sindrome di Spatz-Allervorden, una sindrome neurodegenerativa, e Spatz-Allervorden erano due medici, due clinici, che ammazzavano i ragazzini negli istituti coinvolti nel progetto T4. Forse questi non sono così noti, ma è sicuramente noto Asperger. Tutti quanti noi rendiamo onore al grande clinico Asperger, perché ha individuato la sindrome con la sindrome particolare dello spettro autistico che riguarda gli adulti, ma lui è arrivato alle sue conoscenze sezionando cervelli di piccoli pazienti che lui stesso mandava a morire. Si calcola che almeno qualche decina proprio sono stati direttamente mandati a morire da lui. E allora chiediamoci: ma se questo è quello che succede, ho fatto l'elenco con i capi di accusa, su quali interlocutori i sopravvissuti avrebbero potuto contare per testimoniare la loro tragedia? Diceva Boleber, no, vi ricordate, cioè serve un lavoro sociale, politico, culturale, proprio di riconoscimento della verità materiale. Ma questi poveretti che venivano fuori dai campi della Germania, su quali interlocutori potevano contare se accadeva tutto questo? Ancora oggi il governo di Varsavia penalizza chi fa riferimento alle responsabilità della popolazione civile polacca nella tragedia della Shoah. Nel marzo del 2018 volevano varare una legge che avrebbe punito chi faceva riferimento alle responsabilità della popolazione civile polacca. E se fosse passata questa legge, bloccata poi per le forti proteste internazionali, a cominciare da quelle del governo Netanyahu in Israele, non si sarebbe potuto parlare delle responsabilità polacche, della popolazione civile polacca, non dei militari, non delle SS, non delle Einsatzgruppen o delle SS, ma proprio delle responsabilità,
della popolazione polacca nel pogrom di Jedwabne del 1941 e in quello di Kielce, avvenuto nel 1946 a guerra finita, cioè la popolazione civile polacca che si scaglia contro i sopravvissuti per non restituire loro le case che nel frattempo erano state sottratte a quelli che venivano mandati nei campi della morte. E il grande De Gaulle, che si è seduto al tavolo dei vincitori a pari merito con la Russia, a pari merito con la Gran Bretagna, a pari merito con gli Stati Uniti, ha bloccato la diffusione in Francia del documentario Il dolore e la pietà di Marcel Ophuls, che parlava proprio del collaborazionismo della popolazione civile francese, cioè no, dei gendarmi e della popolazione civile francese, che come delatori denunciavano gli ebrei, c'era proprio una caccia all'ebreo in Francia. Bene, De Gaulle diceva: il paese non ha bisogno di verità, quindi non deve conoscere la realtà storica, la realtà materiale. Il paese ha bisogno di speranza, coesione e scopi, parole di De Gaulle. Quindi bisogna censurare la verità per andare avanti. Che volete? Così va la vita. Nel libro uscito recentemente di Geraldine Schwarz, I senza memoria, storia di una famiglia europea, un libro che consiglio caldamente a tutti perché si legge veramente in una serata, io l'ho divorato. Geraldine Schwarz parte dalla presa d'atto della propria esperienza familiare perché scopre che suo nonno aveva rilevato per 2 soldi l'azienda di un industriale ebreo, insomma a seguito delle leggi Norimberga c'era la spoliazione dei beni. E lei si interroga sulle responsabilità della sua famiglia, è un'attrice dotata veramente di grande coraggio e di un'onestà intellettuale profondissima. Lei passa in rassegna quelle che sono state le grandi amnistie che ci sono state, a parte in Francia, grazie anche a De Gaulle, ma poi l'amnistia di Togliatti che ha cancellato con un colpo di spugna tutte le responsabilità del regime, e quella di Adenauer nel 1951 come punto estremo del processo di denazificazione che era in corso in Germania. Bene, l'amnistia di Adenauer in Germania ha sanato la posizione di 800.000 condannati, 3.000 dei quali, 3.000, dico 3.000, implicati direttamente nello sterminio di esseri umani. Quindi un'amnistia 1951 che rimanda tutti a casa come se nulla fosse accaduto. E tornando ai fatti di casa nostra, ricordavo l'amnistia di Togliatti del 1946, in virtù dell'amnistia è stato possibile restituire, far riprendere le loro carriere accademiche e istituzionali a tutti quelli che erano, anche a tutti quelli che erano fortemente coinvolti nel regime, a cominciare dai firmatari del manifesto da razza. Io, girando per i viali del Policlinico Umberto I di Roma, ho visto la targa con i miei occhi intitolata di una strada, un viale del Policlinico Umberto I intitolato a Nicola Pende. Nessuno se n'era accorto, io me ne sono accorto, l'ho raccontata a un po' di amici, non so come mai un paio di giorni dopo quella targa era sparita, io non me lo chiedo, non lo so, però di fatto era sparita, ma era sparita dopo che è stato segnalato. E come se non bastasse, Arturo Donaggio, anche lui aveva una targa intitolata a Roma, tolta dalla sindaca di Roma, Raggi. Arturo Donaggio è stato il presidente, firmatario del manifesto della razza, è stato presidente della Società Italiana di Psichiatria e soltanto nel 2017, grazie anche al lavoro di Mencacci, che è uno psichiatra qua di Milano, è stato redatto un documento della Società Italiana di Psichiatria, ma risalente, ahimè, purtroppo soltanto al 2017, con cui la società prende le distanze da quella pagina ignobile che ha interessato appunto la nostra società scientifica. Un ultimo nome, ultimo per tutti, ce ne sarebbero anche altri, ma mi soffermo su Gaetano Azzariti, che è stato presidente del Tribunale della Razza, firmatario del manifesto e che aveva un bel busto in tribunale, a Corte Costituzionale, che
che lo raffigurava. Bene, Gaetano Azzeriti fino al 1961, senza che nessuno gridasse allo scandalo, è stato presidente della Corte Costituzionale. Quindi la nostra Costituzione come presidente ha un firmatario del manifesto della razza. Quindi torno a dire, in maniera forse anche un po' noiosa, ma su quali interlocutori potevano contare i sopravvissuti? Quindi dobbiamo tener conto del fatto che c'è un mondo circostante ad Auschwitz abbastanza incapace di ascoltare. Così come succede quando l'assessore alla cultura della città di Napoli, Eleonora De Maio, che ci tiene a presenziare alla messa in opera delle pietre d'inciampo e che ci tiene a offrire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria della città di Napoli, continua a dire che il sionismo equivale al nazismo, che Israele si comporta come i nazisti e che gli israeliani, leggo testualmente, sono porci, accecati dall'odio, negazionisti e traditori finanche della loro stessa tragedia. Quindi c'è questa pseudo disponibilità ad essere sensibili e attenti, come dire, testimoni del dramma dell'antisemitismo, però nello stesso tempo con un meccanismo che noi psicanalisti conosciamo molto bene, che è quello del ribaltamento nel contrario, nel tentativo disperato di sanare una colpa persecutoria, si finisce con l'elaborazione paranoidea dell'esame di realtà e quindi si mescolano le carte. Oggi non dobbiamo più affliggerci per quello che è successo 75 anni fa, perché ci sono gli stessi israeliani, e gli stessi israeliani sono ebrei, e sono loro i nazisti. Questo è anche il motivo per cui tutti gli anni a Roma io ho un attacco di bile quando sento delle ingiurie e degli insulti alla brigata ebraica da parte dei giovani impegnati politicamente che gridano nazisti, nazisti, a chi ha contribuito a rischio della propria pelle a liberare l'Europa. Mi avvio alla conclusione per dire una cosa, ma è vero che i poveri sopravvissuti non hanno potuto contare su un mondo così disponibile per accogliere la loro testimonianza, però sono stati anche fortunati, ma non dico soltanto perché si sono salvati anche al costo di un dolore interno insanabile e irrisolvibile, sono stati fortunati perché hanno trovato la forza di rompere la cospirazione del silenzio che è stata ricordata questa mattina, quindi quel lungo lasso di tempo, quella lunga latenza che è intercorsa tra quando c'è stata la liberazione e l'inizio del lavoro della testimonianza. Io sono anni che mi interrogo su che cosa può aver aiutato questi poveri sopravvissuti a trovare l'energia per infrangere la cospirazione del silenzio. Io credo che sia stata proprio la possibilità di creare una seconda generazione e poi una terza generazione. Io credo che non sia un caso che ogni volta che i sopravvissuti vanno a testimoniare la loro esperienza nelle scuole, nei viaggi della memoria, nei campi, concludono molto molto spesso i loro interventi ricordando a se stessi e agli interlocutori che hanno messo su famiglia, creato, si sono sposati, hanno messo su famiglia creando figli e avendo nipoti. Io credo che questo sia in linea con quello che scrivono Giaconi e Racalbuto. Solo la creatività, leggo la citazione, solo la creatività reperita all'interno della relazione analitica permette la trasformazione del trauma corpo estraneo, oggetto concreto e sordo che occupa lo spazio del preconscio in rappresentazione virtuale, quindi qualche cosa su cui la mente può operare, quindi può intervenire. Allora io credo che la creazione di una seconda e di una terza generazione abbia rappresentato il motore, quella spinta vitale che ha permesso ai sopravvissuti di infrangere la cospirazione del silenzio. Quindi per iniziare la loro elaborazione, la propria elaborazione del lutto, hanno avuto bisogno di verificare che c'è una libido, che c'è un eros che permette di riaccostare Thanatos. E questo mi sembra, e concludo, estremamente coerente con quello che scrive Yerushalmi nel suo libro sulla speranza, un libretto corto e veramente di una profondità inaspettata, insomma incredibile. Yerushalmi scrive: ma la memoria del passato è incompleta senza il suo naturale complemento, la speranza riguarda il futuro. E cita Yoshua ben Hananiah, che dopo la distruzione del Tempio afferma:
Non affliggersi affatto non è possibile, ma affliggersi troppo è pure impossibile. Grazie. Beh, io ringrazio moltissimo Alberto Sonnino per questa relazione così lucida, così puntuale. E come già dicevo questa mattina, quello che mi colpisce di queste relazioni è fare così tanti nomi. L'abbiamo visto nel lavoro della Merzagora, in altri lavori. Lo dico perché il nostro gruppo di studio, iniziato nel 2005, tutti gli anni abbiamo questa giornata della memoria, è sempre. Man mano è partita come riflessioni di natura molto teorica, molto storica, molto generale secondo me, e gradualmente sta prendendo proprio carne anche attraverso i nomi che vengono dati. Le cose che mi vengono in mente sono tantissime. Porto una mia brevissima esperienza personale, perché la prima volta che io ho sentito parlare di Shoah in senso proprio emotivo è stato qui a Milano da parte di Nedo Fiano, che è il padre di Emanuele Fiano, che è un deputato del PD. E devo dire che la trasmissione che lui ci ha dato attraverso i sogni che lui ci ha raccontato in una conferenza dei sogni che l'ossessione proprio degli incubi notturni, eccetera, è quello che in qualche modo ci ha mosso. Un altro, secondo me importante ricordarlo, qualche cosa che ha anche molto mosso tra i giovani ebrei di allora, il cominciare a parlare, è stato il film di Lanzmann, Shoah, che è del 1985, e ricordo che era un film che si riusciva, film, documentario, che si riusciva a vedere soltanto in gruppo. E soltanto allora, anche nel mondo ebraico, tra le giovani generazioni si è davvero cominciato a parlare, come se prima si parlava d'altro, ma su questo tema ci è voluto anche lì molto il passaggio proprio generazionale. Do quindi la parola alla dottoressa Boffito, che commenterà il lavoro del dottor Sonnino. La dottoressa Boffito lavora a Milano come psicanalista di bambini, adolescenti e adulti e ha tradotto in italiano molti autori di psicanalisti di lingua inglese, tra cui vanno ricordati Thomas Hogan, Anna Cortard, Dana Birkensbein e Melanie Klein, che è in corso di pubblicazione. Grazie. Grazie. Ma io intanto ringrazio anch'io molto Alberto Sonnino per il suo intervento, allo stesso tempo appassionato e lucida, che ci ricorda quanto sia semplice e tanto spesso ancora accada scivolare nella minimizzazione di fronte all'orrore della Shoah, correndo così il rischio di alimentare inconsapevolmente una collusione perniciosa alleata del silenzio. Io vi propongo alcuni pensieri e associazioni che il suo scritto ha evocato sulla scia della ricerca dell'elaborazione a cui Sonnino ci invita, possibile solo se le memorie del passato si intrecciano con la speranza per il futuro. Da psicoanalisti sappiamo che il trauma si configura come un'esperienza impensabile. E traumi collettivi come quello che ricordiamo oggi possono aver bisogno di alcune generazioni, come diceva anche Ronnie adesso, per essere elaborati e trovare parola. Thomas Ogden, intervistato da Luca Di Donna a proposito dei traumi transgenerazionali e collettivi, definisce il trauma in modo molto semplice, come un evento che è troppo, troppo inquietante, insopportabile per un individuo da pensare e sentire. Nessun sogno autentico, che equivale al lavoro psicologico inconscio, può essere fatto con quell'esperienza. Continua poi con una considerazione che ci aiuta a riflettere sul significato e sull'importanza della giornata di oggi, scrive Ogden. Penso che alcuni traumi possano essere elaborati solo in un contesto di gruppo. Come individui raggiungiamo inevitabilmente il limite di ciò che il nostro sistema di personalità è capace di pensare e sognare, ed è a quel punto, a quel limite,
che sviluppiamo sintomi che segnalano il luogo in cui i nostri pensieri diventano impensabili, insognabili, non possono procedere oltre. Ciò che diventa tollerabile rispetto al pensiero impensabile è più grande della somma delle capacità dei singoli sistemi di personalità individuali. I due o più creano un terzo soggetto inconscio in grado di pensare quello che nessuno da solo sarebbe in grado di pensare e rielaborare in modo trasformativo. Spesso due persone o 10 persone non sono sufficienti per pensare il pensiero impensabile, perché tutti coloro che sono coinvolti nel tentativo di pensarlo hanno subito traumi simili. Quel gruppo di persone può costituire un'intera generazione. A volte una persona all'interno delle generazioni traumatizzate, per esempio Nelson Mandela o Desmond Tutu, può essere in grado di aiutare una nazione intera a pensare ciò che in precedenza era impensabile. Non ho l'illusione che due o tre individui possano trasformare ciò che è impensabile per una nazione in qualcosa di pensabile, sognabile e dicibile, ma credo davvero che possano fare la differenza. Fine della citazione. Partendo dalle parole di Yehoshua, Sonnino pone anche un'altra questione importante, forse ancora più spinosa, cioè quella di come parlare del trauma che ha lasciato l'Europa senza parole, tanto che, come sappiamo, Adorno si è domandato se la parola poetica potesse ancora essere pronunciata dopo Auschwitz o se non fosse invece, come sostiene, un atto di barbarie. Oggi sono stati 70 anni dall'affermazione di Adorno e guardando indietro alle grandi e tragiche narrazioni della Shoah, la mia sensazione è che gli individui che più hanno contribuito a trasformare in qualcosa di dicibile e sognabile ciò che era impensabile, quelli che hanno fatto la differenza, come dice Ogden, siano stati proprio i poeti o i letterati. Primo Levi, di cui abbiamo parlato tanto stamattina, Paul Celan, Etty Hillesum, Nelly Sachs, solo per citarne alcuni, hanno avuto e hanno ancora questa funzione. È la funzione legata alla sopravvivenza dell'umano in un contesto disumano, la testa di cui ci ha parlato Alberto Sonnino, riferendosi alla creatività che permette, nelle parole di Giaconiera Calbuto, la trasformazione del trauma corpo estraneo in rappresentazione virtuale. Credo che non esistano parole più intense e potenti di quelle che Primo Levi pone in epigrafe alla tregua, per descrivere l'esigenza e il continuo tentativo dell'essere umano di sognare, e non a caso Levi parla di una comunità, declina il verbo al plurale, no? Sognavamo, l'esperienza che non può essere sognata, che si ripete in un incubo ricorrente e immutabile, come in questo che ci diceva anche adesso Ronnie. Io credo che tutti la conosciamo, ma ve la leggo lo stesso, l'epigrafe della tregua. Sognavamo nelle notti feroci, sogni densi e violenti, sognati con anima e corpo, tornare, mangiare, raccontare. Il comando dell'alba, Stavac, e si spezzava in petto il cuore. Ora abbiamo ritrovato la casa, il nostro ventre è sazio, abbiamo finito di raccontare, è tempo. Presto udremo ancora il comando straniero, Stavac. Poesia dell'11 gennaio del 1946. Una psicoanalista studiosa del trauma americana, Nancy Smith, ha considerato gli scritti di Primo Levi una lezione per gli psicoanalisti sul vivere e morire successivi al trauma. L'autrice vi trova traccia di quello che Ferenczi, nel diario clinico, che è del 31, ha chiamato orfa, cioè uno dei frammenti di cui diviene composta la persona dopo lo sfacelo dell'individualità, quando si stabilisce un adattamento alla situazione apparentemente insopportabile, per cui subire violenza diventa una forma di vita. Orfa, nelle parole di Ferenczi, è un essere singolare per cui conta la conservazione della vita, costi quel che costi. È un frammento che svolge il ruolo di angelo custode, produce allucinazioni di appagamento di desiderio e fantasmi di consolazione, anestetizza la coscienza e la sensibilità contro sensazioni che diventerebbero intollerabili. Ecco, però vi è un'altra parte, no? Un altro frammento della persona che Ferenczi descrive nelle pagine del diario clinico in cui nomina Orfa. È un passaggio, quello di Ferenczi, a cui mi ha portato a pensare la conclusione dello scritto di Alberto Sonnino, che ho trovato estremamente toccante, forse per via della mia stessa appartenenza a quella generazione generata da chi è sopravvissuto alle persecuzioni. Sonnino parla delle nascite, dell'accudimento dei figli,
come simbolo di speranza ed espressione concreta di una creatività profonda. Recuperare la dimensione infantile è forse l'ultimo passaggio, il più complesso, doloroso e faticoso dell'elaborazione del trauma. Per questo mi sono tornate alla mente le parole di Ferenczi sulla frammentazione della persona in seguito al trauma e in particolare a quel frammento che egli definisce come un essere sofferente in modo puramente psichico nell'inconscio, il bambino propriamente detto, di cui l'io cosciente non sa nulla. L'analista può venire in contatto con questa parte del puro affetto rimosso solo con un grande sforzo. Questa parte si comporta come un bambino svenuto che non sa nulla di sé, che geme appena e che bisogna scuotere mentalmente, a volte anche fisicamente. Fine della citazione. La conclusione dello scritto di Sonnino ci mette in contatto con questa possibilità e insieme col grande sforzo che questa parte, che è stata in un certo senso sterminata anche in chi è sopravvissuto, possa rivivere nel desiderio di generare e di essere creativi. Il sacrificio del bambino propriamente detto è un tentativo estremo di sopravvivenza della personalità. Appare un atto umano, denso delle contraddizioni che l'umano si trova ad attraversare in condizioni estreme. Se guardo ai testi dei grandi poeti e narratori della Shoah, mi rendo conto che questo è l'elemento che mi commuove più di ogni altro, quando la parola poetica, dando voce all'orrore innominabile, tocca la dimensione dell'infantile in diversi modi, talvolta per piangerne la perdita, altri per rianimarla, scuoterla, nelle parole di Ferenczi. Un esempio tra tutti è il capitolo, che ricorderete forse, di Sequestro un uomo, intitolato Il canto di Ulisse, in cui Primo Levi trova il coraggio e la fiducia di insegnare cos'è la Divina Commedia a un compagno di prigionia francese. In quello slancio trova un piacere e una leggerezza insperati, tanto che, quando arriva a tentare la traduzione di «Fatti non foste a vivere come bruti», gli sembra di sentire quelle parole per la prima volta, e dice, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio, e per un momento dimentica chi è e dove si trova. Io credo che non sia affatto un caso che Jean, il compagno con cui condivide questo azzardo della mente, fosse il più giovane della baracca dei chimici ad Auschwitz, chiamato Piccolo. È con lui che può avvicinare la tenerezza e scuotere il bambino svenuto dentro di sé. Altre voci poetiche hanno introdotto con disperazione o con sgomento la dimensione infantile. Così fa Celan, che in Fuga di morte racchiude nell'immagine del latte nero, nero latte, bevuto dai sopravvissuti, l'atrocità e l'insensatezza dell'esperienza di morte che hanno vissuto. O in modo diverso ancora Nelly Sachs, che nel suo Coro dei nascituri fa parlare i bambini che devono ancora venire al mondo, immaginandoli impregnati della tristezza di chi li attende e di un senso di impotenza di fronte alla catastrofe. È una poesia che lei scrive tra il 40 e il 44, quindi quando ancora un'idea che le cose sarebbero andate diversamente non è ancora certo chiaro. Io credo che le parole dei poeti del dopo Auschwitz, che si sono fatti carico della responsabilità, a volte grave come una condanna, di dar voce alla tensione interna tra il sacrificio e la speranza, tra ciò che è sommerso e ciò che può essere salvato, abbiano davvero fatto la differenza, ampliando la nostra capacità di pensare l'umano fino a comprendere gli estremi più lontani e stridenti, impensabili. È quello che Primo Levi ha scritto a Mario Regoni Stern, dedicandogli la poesia a Mario Enuto, amici che, come lui, dice, hanno imparato l'indignazione e tollerato la vista di Medusa, che non li ha impietriti. Regoni Stern renderà pubblica questa poesia in una lettera aperta che scrive il 12 aprile 1987, dopo aver avuto notizia della morte dell'amico. Concludo con le sue parole, che sento nella loro drammaticità anche dense di speranza per una generazione capace di ricordare e anche di sperare. Scrive Regoni Stern. È per uso interno e privato, ma io oggi la rivelo perché tu, più di ogni altro, non ti sei lasciato impietrire dalla lenta nevicata dei giorni. Ieri, caro primo, era una giornata splendida di primavera e le api raccoglievano polline e nettare dai crochi e dalle eriche. Ho visto il ritorno delle prime rondini e il bosco risuonava dei canti degli uccelli in amore, ma io piangevo perché tu te ne eri andato. Oggi il cielo è velato e un temporale gira per le montagne, ma non piango più
perché ho nel cuore il tesoro che tu mi hai lasciato e che mi aiuta a essere meno stupido e meno cattivo. Beh, grazie Sara per questa relazione che in fondo riesce a dare poesia a una tragedia, secondo me, quasi smentendo quello che all'epoca disse Adorno. E voglio citare quest'ultima frase che Sara dice a proposito della speranza per il futuro, perché densi di speranza per una generazione capace di ricordare e anche di sperare, perché credo che introduca la seconda parte del pomeriggio. E prima di dare la parola a Giulio Pagano, Anna Ferruta, Valeria Egidi ed io ci eravamo posti anche la questione di come nel concreto non semplicemente parlare del passaggio delle generazioni appunto in termini strettamente teorici e basta, ma anche di come vederlo nel vivo della situazione. Di conseguenza abbiamo pensato se era possibile individuare qualcuno che avesse potuto raccogliere la testimonianza di una persona che è riuscita a scampare alla tragedia di Auschwitz rifugiandosi in Svizzera. E quindi Giulio Pagano è nipote di Valeria Ancona, che in qualche modo insieme alla sua famiglia è riuscita a scampare. Dico due parole su Giulio Pagano, che vive attualmente nel Regno Unito da 4 anni, sta compiendo gli studi di giurisprudenza all'Università di Cambridge, è laureato in scienze politiche e ha fatto un master in criminologia. È anche interessato a tematiche relative ai diritti umani e al diritto penale e ha scritto un libro in cui ha ricostruito la storia della sua famiglia. Quindi do la parola a Giulio, che poi sarà commentato da Sonia De Cristoforo e Marta Pezzati, che a loro volta porteranno anche delle loro esperienze, delle proprie vicende familiari e che si incroceranno con quella di Giulio. Grazie dell'invito. E quindi sì, parto con questo intervento raccontandovi la storia di come io ho voluto testimoniare quello che mia nonna mi ha raccontato e l'importanza che per me ha avuto anche questo lavoro di scrivere, di ricordare. E però prima di entrare nel merito della sua storia, ricordo che nel maggio del 2006, quando io avevo solo 13 anni, mia nonna si trovava a Roma per ricordare la memoria del finanziere Salvatore Corrias come giusto fra le nazioni. E il finanziere Corrias era stato l'uomo che l'aveva portata in salvo verso la Svizzera nel febbraio del 1944. All'epoca io avevo solo 13 anni e poco mi importava della memoria della mia famiglia. Avevo altri pensieri in testa. E mi chiedo oggi come avrei potuto capire allora l'importanza di quel giorno. Eppure la storia è sempre stata una delle mie passioni. E ricordo che in quinta elementare, quando ancora si faceva la tesina, avevo portato la Shoah. Quindi allora, forse, fin da quando ero bambino, c'era in me la necessità di mantenere un legame con un passato che aveva direttamente colpito la mia famiglia. E forse in qualche modo già allora sentivo, seppure inconsapevolmente, una certa responsabilità nel portare avanti la memoria di chi oggi non c'è più. Io penso che è una condizione necessaria per la memoria di fatti ai quali non si ha direttamente partecipato sono le testimonianze scritte o orali. A volte però coloro che sono stati testimoni non vogliono parlare oppure non ricordano più nulla. E credo che non voler parlare di una cosa così dolorosa come la Shoah sia una reazione comune tra chi ha vissuto quel dramma. Gli psicanalisti possono comprendere le ragioni di questa reticenza. Ma al di là del trauma individuale c'è anche la paura di parlare di una cosa che non è comunicabile. Solo chi l'ha vissuto può comprendere che sia accaduto, per gli altri rimane soltanto un racconto. Penso che fosse questa la grande angoscia di Primo Levi, di cui tanto si è parlato oggi e che fra primi si impegnò a contrastare la paura di non essere creduti.
Le persone anziane, credo anche, ricordano spesso dettagli in modi che appaiono sorprendenti. E se penso a mia nonna, che oggi ha 95 anni, rimango sorpreso dal fatto che lei ricorda tantissime cose. Ricorda così tante cose, così tanti dettagli, che a volte sono anche un po' invidioso, se penso che io, che ho 26 anni, mi dimentico sempre dove lascio le chiavi e non solo. Col passare degli anni, io sono diventato sempre più consapevole della fortuna di avere una nonna così. Per me mia nonna è diventata un pozzo infinito di ricordi, e quando da bambino le rivolgevo la giusta domanda, questi ricordi assumevano forme e colori. Nomi di parenti lontani cessavano di essere nomi e ritornavano ad essere persone. E sono persone con cui io mi sono confrontato nei miei pensieri, cercando tratti di somiglianza o di differenza tra il mio e il loro carattere. Un giorno di 7 anni fa, armato di registratore, carta e penna, ho deciso di voler scrivere le memorie di mia nonna e della sua famiglia. A quel tempo si manifestava ormai più chiaro dentro di me il senso di responsabilità nel trasmettere la storia di come lei si era salvata dalla Shoah, perché in fondo la sua salvezza aveva fatto sì che potessimo nascere io, le mie sorelle e anche i miei cugini. E quindi sentivo che era compito mio fare in modo che quella storia non venisse dimenticata. Nei vari incontri che abbiamo avuto mi sono spesso chiesto se forse ciò che la tenesse in vita così a lungo fosse proprio questo, il poter rivivere la sua vita. E io ho immaginato che tramite il racconto mia nonna riusciva a ritornare giovane e a dare un senso nuovo alle sue giornate, che ora sono a volte caratterizzate da una ripetitività che annichilisce. E quindi il racconto di mia nonna inizia con una infanzia felice ad Alessandria. Lei nasce nel 1924 e si trasferisce a Milano 10 anni dopo, nel 1934, perché suo padre aveva trovato lavoro a Milano e quindi si trasferisce lì con la sua famiglia. E nel 1938, quando lei ha appena compiuto 14 anni, vengono promulgate le leggi razziali. E mi raccontò di come dovette cambiare scuola, frequentando la quarta magistrale nella nuova scuola ebraica in via Eupili. E mi raccontò di personaggi illustri che presero a insegnare in quella scuola, ebrei che non potevano più lavorare dove avevano lavorato prima. E mi parlava del professore Pio Foa, presidente del Berché, il professore Eugenio Levi, docente universitario di latino, il professor Schreiber, docente universitario di chimica, e del maestro Vittorio Veneziani, direttore del coro alla Scala. Questi erano solo pochi dei professori che si erano riuniti nell'edificio che fino a prima ospitava solo la scuola materna ed elementare, ed ora non solo ospitava il corso magistrale e il liceo scientifico e classico, ma anche corsi universitari. E così ho iniziato a pensare a che scuola doveva essere una in cui venivano riuniti bambini, ragazzi e giovani adulti, tutti riuniti insieme grazie al coraggio e alla perseveranza di tante donne e uomini che non si erano dati per vinti. Per 4 anni la vita di mia nonna, seppure diversa, continuò quasi normalmente. Mentre la guerra scoppiava in Europa e nel mondo, mia nonna otteneva il diploma di maestra all'Istituto Magistrale Rosa Maltoni Mussolini e mi raccontava che quando aveva dovuto sostenere l'esame per il diploma era stata reclusa in una stanza isolata dalle altre aule nelle quali sostenevano l'esame gli altri ragazzi non ebrei. Quindi la vita di mia nonna continua normalmente, più o meno, finché nel settembre del 43 arriva il momento di scappare. E ho riflettuto tanto sul giorno in cui la fuga di mia nonna ebbe inizio e ho pensato al perché avessero aspettato così tanto per fuggire. Perché in fondo la famiglia di mio nonno, il marito di mia nonna, era già scappata verso gli Stati Uniti nel 1938, quindi 5 anni prima. Mia nonna e mio nonno ancora non si conoscevano ai tempi, si sarebbero conosciuti solo a metà degli anni 50, quindi al loro ritorno. Forse era solo una questione economica. O forse all'interno delle famiglie di ebrei c'era una consapevolezza diversa di quanto le cose stessero peggiorando. Però poi ho anche cominciato a pensare al coraggio che ci voleva a decidere che era il momento di scappare e che bisognava lasciarsi tutto alle spalle, senza sapere che cosa sarebbe successo, senza avere alcuna certezza sul futuro. Ci ho pensato tanto perché oggi accade lo stesso in tantissime parti del mondo e nella storia passata e nel presente non si smette allora mai di scappare. C'è sempre qualcuno che scappa e che non sa se mai potrà tornare. Mia nonna, ormai più di 75 anni fa, era una di queste persone. Aveva appena compiuto 19 anni quando nel settembre del 1943 si rifugiò come molti altri milanesi a Lesa, in fuga dai bombardamenti che colpivano Milano.
Di lì a poco arriva la notizia che i tedeschi avevano ucciso degli ebrei che erano ospiti all'hotel Meina, e questa era stata la prima strage di ebrei in Italia. Ed è qui che comincia la peregrinazione verso la Svizzera di mia nonna e della sua famiglia, la sorella Roberta e i genitori Riccardo ed Ester. Da Lesa vanno prima a Coimo, da Coimo a Granerolo, da Graneloro a Borgomanero. Erano tutti paesi molto vicini alla Svizzera, vicini ma comunque così lontani, perché mancavano i documenti, mancava il passaggio, finché arriva il fatidico giorno. Ma prima di scappare bisognava ritornare a Milano per prendere i documenti, e qui mia nonna mi raccontava che erano stati ospiti di un cliente di suo padre, e fu lei ad uscire a incontrare un frate all'Università Cattolica del Sacro Cuore che distribuiva carte di identità falsificate. Dopo la guerra mia nonna scoprì che il frate era stato fucilato, e più lei mi raccontava più io volevo sapere. Sembrava la trama di un film, ma era la sua vita e io ne stavo diventando il portavoce. L'arrivo in Svizzera fu reso possibile, come vi ho detto all'inizio, da questo finanziere Corrias, che era un giovane sardo nato in provincia di Cagliari nel 1909 e che si era arruolato nella Regia Guardia di Finanza, e che dopo la firma dell'armistizio nel settembre del 43 era diventato partigiano. Aveva combattuto nella brigata Emanuele Arton e poi nel gennaio del 1944 era stato trasferito nella brigata di Bugone di Moltrasio. Era operativo sul confine italo-svizzero e aveva aiutato centinaia di ebrei e altri perseguitati a superare il confine, e mia nonna era stata una di loro. Il finanziere Corrias fu poi catturato dai fascisti circa un anno dopo l'aver portato mia nonna in salvo, era il gennaio del 1945. Fu fucilato nel recinto della sua caserma e il suo sguardo rimane fisso nella mia memoria. Aveva solo 39 anni. Mia nonna mi raccontava che per preparare la loro fuga, Corrias aveva offerto del vino ai soldati nelle caserme sul confine con l'intento di farli ubriacare. Aveva anche creato un varco nel filo spinato consentendo a mia nonna di entrare in Svizzera. E lei mi raccontava che suo papà, il mio bisnonno Riccardo, aveva un cappotto molto grosso, perché era il febbraio, quindi faceva freddo, e non riusciva a passare, e lei dovette spingerlo oltre il varco. E nella mia immaginazione mi immaginavo una fredda notte di febbraio, nevosa, una famiglia di 4 persone, la paura di non fare rumore, di non riuscire a passare, e poi finalmente, d'un tratto, la libertà. Mia nonna e la sua famiglia rimasero in Svizzera per quasi un anno e mezzo. All'inizio come rifugiati nell'albergo Majestic di Lugano, dove mia nonna compì 20 anni, e per il suo compleanno mi raccontò che ricevette in regalo un diario, che adesso io con me, dove ci sono delle dediche scritte da altre persone che lei aveva conosciuto nel campo. Anche io avevo 20 anni quando lei mi ha raccontato la sua storia, e questi piccoli dettagli per me assumevano un'importanza maggiore, davano anche un senso diverso alla mia età. Tra la fine del 44 e l'inizio del 45, le autorità svizzere trasferirono i rifugiati in varie parti del paese, e mia nonna fu fortunata a poter restare con la sua famiglia. Vennero trasferiti nella regione di Engelberg. Qui mia nonna strinse amicizia con una ragazza ceca di nome Judith, che era ebrea e veniva dal campo di concentramento di Theresienstadt in Repubblica Ceca. Secondo il racconto di mia nonna, questa ragazza, insieme alla sua famiglia, era stata liberata dai nazisti in cambio di giovani prigionieri tedeschi, in un momento storico nel quale la Germania aveva un disperato bisogno di soldati. Dopo la guerra non si videro più. Però nel 1959 mia nonna ricevette una cartolina da Judith, e per la prima volta dopo 15 anni si era fatta viva. Nel frattempo mia nonna si era sposata ed era nata mia mamma. E in questa cartolina Judith chiedeva a mia nonna informazioni su cosa le fosse successo, le augurava di avere un bambino e anche che sua sorella si fosse sposata, e mia nonna mi disse che le aveva risposto, ma la corrispondenza poi non continuò. Io ho provato a rintracciare questa persona, ma senza successo. Dai racconti di mia nonna è nato un libro che io ho scritto e ho dato in dono a lei per i suoi 90 anni, un regalo per lei ma anche per i suoi nipoti e per chi vuole conoscere la sua storia. All'interno del libro ci sono delle fotografie di lei, di sua sorella Roberta e dei suoi genitori Riccardo ed Ester. Alcune di quelle fotografie risalgono a quando lei era appena nata, erano giorni felici. L'ultima fotografia nel libro è quella di mia nonna nel giorno del suo 90° compleanno con tutta la sua famiglia, un altro giorno felice. Sono passati 5 anni da quando nel 2014 abbiamo festeggiato quel compleanno, e penso che l'insegnamento più grande che io ho tratto da questa esperienza è che appena si apre una porta sul passato, la storia non smette mai di sorprenderci con nuove porte e ulteriori testimonianze.
Infatti, circa un anno fa, mia mamma è stata contattata via email da una signora originaria di Borgo Manero, uno di quei paesi nel quale mia nonna si era fermata nella sua peregrinazione verso la Svizzera. In questa mail, questa signora raccontava di quando, crescendo, aveva sentito così spesso parlare della famiglia del ragioniere Ancona, a cui i suoi nonni avevano dato ospitalità per un mese durante la guerra. Aveva anche sentito tanto parlare di due ragazze, di nome Valeria e Roberta, con le quali sua mamma andava al passeggio. Questa signora aveva il desiderio di un riscontro su quanto lei aveva sentito dire e chiedeva se fosse possibile aiutarla nel ricordare i suoi nonni come giusti fra le nazioni. Io sono subito andato a controllare nel libro che avevo scritto e effettivamente avevo trovato che mia nonna si ricordava di un mese passato a Borgo Manero dalla famiglia De Regibus, che era la stessa famiglia di cui questa signora faceva parte. I nonni di questa signora vendevano a Borgo Manero le macchine da cucito che commerciava il mio bisnonno Riccardo. È stato molto emozionante poter ricevere questa mail, perché due famiglie legate da una memoria lontana, spezzata dal trascorrere del tempo, si sono potute riunire e si sono ritrovate. Mia nonna ha potuto ringraziare, seppure indirettamente, coloro i quali 70 anni prima avevano permesso la sua salvezza e così anche la vita dei suoi figli e dei suoi nipoti. Ho poi contattato l'associazione Garivo di Milano, che è nata nel 1999 e ogni anno riconosce alcuni giusti fra le nazioni per fatti avvenuti sia nel passato sia anche nel presente. La nostra segnalazione è stata accolta e Garivo ha riconosciuto la famiglia De Regibus come giusti fra le nazioni nel proprio giardino virtuale. La cerimonia sarà a marzo di quest'anno e io spero tanto che mia nonna possa venire con noi. Alcuni anni fa una cugina di mia nonna, che è mancata l'anno scorso, mi aveva parlato di un libro. Mi ero legato molto a questa cugina di mia nonna, con cui avevo iniziato una corrispondenza per via mail, perché i suoi due fratelli, entrambi partigiani ebrei, erano stati deportati a Mauthausen ed erano morti poco prima della fine della guerra. E avevano la mia età, avevano uno 22-23 anni, e io ho queste fotografie di loro due immerse nella memoria e ho tanto pensato a come doveva essere avere 20 anni e essere portati in questi campi e non farcela, soprattutto veramente pochi giorni prima della fine della guerra, quando ormai i campi erano stati liberati, in queste marce verso la morte. E comunque mia nonna, questa cugina di mia nonna mi aveva consigliato la lettura di un libro che vi consiglio a tutti voi, che non so se l'avete letto, si chiama Forse Esther, la cui autrice Katia Petroskaya, che nasce a Kiev nel 1970, parla della sua esperienza nel ricostruire la storia della sua famiglia. È un libro molto intenso in cui la scrittrice, che si definisce ebrea per caso, perché scoprì di essere ebrea a un certo punto della sua vita, cerca di ritrovare la storia della sua famiglia. Il libro si chiama Forse Esther perché forse si chiamava Esther, la sua nonna uccisa nel 1941 a Babij Jar. Non le è dato saperlo, perché le informazioni a un certo punto vengono a mancare. E l'autrice scrive nel libro che la storia comincia quando all'improvviso non ci sono più persone a cui domandare, ma solo fonti. Io non avevo più nessuno a cui domandare, scrive l'autrice. Allora io mi ritengo molto fortunato ad aver avuto mia nonna a cui domandare e il mio uso dell'immaginazione è guidato dai suoi ricordi. Mia nonna è riuscita davvero a dare colori a un mondo che per me era soltanto fatto in bianco e nero e per questo io le sarò eternamente grato. Mia nonna è stata una delle poche fortunate a cui il futuro non è stato rubato. Il suo futuro sono stati i suoi figli e poi i suoi nipoti. Quindi, come anche oggi molto si è detto dell'importanza anche di chi è sopravvissuto di poter aver messo al mondo dei figli che poi hanno portato avanti una famiglia. E oggi io riconosco che se a mia nonna non è stato rubato il futuro, allo stesso modo a me non è stato rubato il passato della mia famiglia. E sono io che ho scelto di non lasciare che il tempo mi strappasse via le mie radici e spero tanto che la mia testimonianza possa far nascere in altre persone, soprattutto i miei coetanei, la necessità di chiedersi da dove veniamo e quindi di domandare ai propri nonni, ai propri genitori, domande su un passato che ormai diventa sempre più lontano nel tempo.
Io sono nato in un'Europa unita, senza frontiere, ma basta accendere il telegiornale per rendersi conto che poco è cambiato nel mondo e che anche in Europa e perfino in Italia l'odio razziale continua ad avanzare. Le parole famose, forse troppo abusate, di Primo Levi, se accaduto, può accadere ancora, sono un ammonimento etico per la mia generazione e le generazioni future. Noi tutti abbiamo la responsabilità di mantenere viva e vigile la memoria. Io penso che dal dopoguerra l'odio razziale in molte, troppe persone sia rimasto come la brace sotto la cenere. In genere le sue manifestazioni venivano stigmatizzate e trattate come inaccettabili. Basti pensare all'isolamento e al discredito dei negazionisti nella comunità degli storici. Però da qualche anno invece si va estendendo una legittimazione a posizioni di primato etnico, vedi gli slogan prima gli italiani, e io penso che ciò rende profetico l'abbonimento di Primo Levi. Ed è proprio per questo che oggi c'è un bisogno maggiore di raccontare la memoria. Beh, grazie Giulio per questa bellissima testimonianza, dove nelle ultime parole credo che si riprenda anche tutto il dibattito di questa mattina a proposito, dicevamo, che termini usare, no, sulla normalità del male, la banalità del male, di quello che oggi come oggi si sta diffondendo. Leggendo il lavoro di Giulio, ieri sono rimasto, come credo chi ha avuto modo di vedere in televisione, molto toccato da Rolfi, il figlio di questa partigiana, che ha ripreso in mano un piccolo librettino con pezzi di carta della madre che testimoniavano la sua vicenda nei campi, e metteva insieme parole tipo desiderio di libertà, desiderio di mangiare, desiderio di vivere, dalle cose minimali alle cose più essenziali. Quindi credo proprio questo figlio che ha ripreso in mano questo testo è di nuovo un elemento proprio di passaggio. Ora do la parola a Marta Pezzati, psicologa, psicanalista della Società Psicanalitica Italiana e del Centro Milanese di Psicanalisi. Marta Pezzati ha lavorato per diversi anni nell'ASL di Novara presso una struttura residenziale psichiatrica, e nella pratica clinica è particolarmente interessata al trattamento di pazienti con traumi precoci. Grazie. Da quando mi è stato chiesto di partecipare all'organizzazione di questo importante evento, mi sono sentita molto onorata e nello stesso tempo in difficoltà al pensiero di quali parole usare per riuscire ad esprimere quello che per me rappresenta questa giornata. Anche per noi psicoanalisti, che crediamo di saperci fare con le parole, ci sono territori dove ci si sente di muoversi in punta di piedi, dove sembra che anche il lessico che possediamo e che disinvolti utilizziamo tutti i giorni non sia mai all'altezza, mai sufficientemente adeguato per esprimere il rispetto che proviamo verso alcuni temi, nonché la consapevolezza che abbiamo circa l'importanza, la complessità, la gravità di questi temi stessi. I miei figli hanno un bisnonno ebreo, sfuggito tra mille difficoltà alle leggi razziali, partito in guerra e che finalmente solo a Casablanca, preso prigioniero dall'esercito alleato, ha potuto palesare le sue origini, collaborare e da quel momento non dover più nascondere la sua identità. I miei figli hanno da parte di mio marito un bisnonno greco, che a Smirne nel 22 ha perso tutta la sua famiglia per mano dei nazionalisti turchi di Kemal Atatürk, e che è stato imbarcato per Salonicco, esule, solo, all'età in cui ai miei bambini chiedo di darmi la mano per attraversare la strada, anche se c'è il semaforo verde. In un momento storico in cui, come dice Grossman, si sta pian piano perdendo anche solo la vergogna nell'esprimere posizioni antisemite e razziste, e diversi paesi, come sappiamo, sono governati da capi di Stato che non solo hanno perso da tempo questa vergogna, semmai l'hanno avuta, ma che al contrario fanno del razzismo, del pregiudizio e della discriminazione la radice stessa della loro politica, la necessità di mantenere vivo lo spirito della giornata della memoria
e ancora oggi più significativo e importante. Il mio sentirmi intimamente coinvolta rispetto al tema che ci vede qui oggi riguarda due aspetti. Mi lega profondamente come discendente di perseguitati, nel rispetto che porto a chi nella nostra famiglia è sopravvissuto tra mille difficoltà, andando incontro a sofferenze e perdite terribili, e mi fa sentire del tutto necessario fare il possibile perché non ci si dimentichi quello che è successo, non si ignorino le responsabilità di chi ha permesso che succedesse quello che è successo e non si possa ignorare quello che tuttora sta accadendo ad un passo dal nostro naso e anche sotto il nostro naso. Mio figlio Yorgos, che in questi giorni mi chiese incuriosito mentre sono al computer: ma di che cosa scrivi, mamma? Come mai racconti dei nonni a quei signori domenica? Ma anche gli altri a cui parli hanno dei nomi strani come il mio? Perché porta lo stesso nome del bisnonno. Lui è la prova vivente che non solo qualcuno prima di lui è sopravvissuto, permettendo a lui di nascere, ma mi ricorda anche che il pensiero, la creatività, la speranza, la capacità di empatizzare con l'umano forse non sono così facili da spezzare via. E di generazione in generazione, nonostante tutto il dolore, possono tuttavia trasmettersi e mantenerci vivi. Il secondo motivo per cui mi sento profondamente coinvolta rispetto al tema di oggi riguarda il mio essere psicoanalista, poiché credo sia nostro dovere dare un contributo nel rendere quel famoso contenitore, quegli interlocutori di cui parlava Sonnino, che abbiamo appena ascoltato, diventi il più adeguato possibile. Noi che ogni giorno mettiamo al centro del nostro lavoro il riconoscimento del valore dell'altro, il rispetto dell'ascolto dell'altro, l'attenzione al bisogno dell'altro, come possiamo restare in silenzio quando da più voci arrivano messaggi preoccupanti che ci esortano a vedere nell'altro uno straniero, xenos, estraneo, pericoloso? Diversi anni fa Grossman, uno dei massimi esponenti della letteratura ebraica contemporanea, riceveva a Firenze una laurea honoris causa e, pronunciandosi proprio in occasione della giornata della memoria, scelse di raccontare una storia, come abbiamo fatto noi, le vicende personali dei genitori della poetessa Rivka Miriam Rochman, sua amica. Un passaggio della sua lezione mi è sembrato illuminante. Lui dice: «Ci sono altre milioni di storie come questa. Ogni persona morta o sopravvissuta è una vicenda a sé e tutte queste storie, in apparenza, si mantengono su un piano totalmente diverso da quello su cui sono dibattute oggi le grandi questioni della Shoah, sempre che siano dibattute. Le vicende personali si mantengono su un diverso piano, ma senza di esse un dibattito sulla Shoah non sarebbe completo e sarebbe impossibile creare un legame emotivo tra le generazioni future e ciò che avvenne allora. Dirò di più», prosegue Grossman, «senza quelle storie personali il dibattito sulla Shoah potrebbe talvolta apparire un tentativo inconsapevole di difendersi dall'orrore palese e, spingendoci oltre, si potrebbe ipotizzare che senza di esse il dibattito generico di principio si spegnerebbe lentamente. Proprio le vicende individuali, private, come spiega bene Grossman, sono il luogo più universale, la dimensione entro la quale è possibile creare il senso di identificazione umana e morale con le vittime, che permette a chiunque di porsi ardui interrogativi, quelli di cui parlavamo stamattina. Come mi sarei comportato io se fossi vissuto a quell'epoca, in quella realtà? Come mi sarei comportato se fossi stata una delle vittime o un connazionale degli aguzzini? Ho l'impressione che fino a che non risponderemo a queste domande, ognuno per conto proprio, fino a che non ci sottoporremo a questo auto-interrogatorio, dice Grossman, non potremo dire a noi stessi di aver affrontato pienamente ciò che avvenne laggiù, e se non lo faremo, dimenticheremo. Continua Grossman: più si assottiglia il numero dei sopravvissuti, più cresce l'importanza dell'arte, quale possibile mezzo per affrontare questi interrogativi. La letteratura, la poesia, il teatro, la musica, il cinema, la pittura e la scrittura sono i luoghi in cui l'individuo moderno può affrontare la Shoah e sperimentare le sensazioni, la particolare esperienza umana che la ricerca e il dibattito accademici solitamente non sono in grado di far rivivere. Stalin disse una volta che la morte di un uomo è una tragedia, quella di milioni è statistica.
Grazie all'arte noi siamo in grado di far riemergere la tragedia dalla statistica, di riscattarla da una visione astratta, accademica, di studio. E Grossman conclude: dobbiamo raccontare a noi stessi e agli altri quella storia terribile, con tutte le sue atrocità, ma anche con le sue scintille di luce e di pietà e di compassione e di coraggio. Raccontarne i substrati con gli strumenti della coscienza, dell'intelletto e del sentimento. Raccontarla basandoci sulla conoscenza dei fatti storici, facendo riecheggiare gli interrogativi morali, sociali e filosofici che essa risveglia, ma mantenendo sempre un legame con le vicende personali degli esseri umani che la vissero, ponendo noi stessi laggiù, al posto loro, con loro. E in linea con quanto esprime Grossman nel suo ruolo di scrittore, a cui devo, con la lettura del suo magnifico Vedi alla voce amore, diversi anni fa, l'inizio della mia personale ricerca circa le mie origini, proviamo anche noi ad offrire lo scorcio di una storia personale, nell'intento proprio di presentare scintille di luce e di pietà che possano aiutarci a delineare oggetti di identificazione non negazionisti, positivi. E in questo Vedi alla voce amore mi trovo molto vicino a quello che, di cui ha parlato Sara Bofito rispetto anche all'infantile. Le prime 100 pagine sono magnifiche proprio a riguardo. Nella speranza che questi oggetti di identificazione ci permettano di restare vivi, vivi e umani. Ecco così che sono molto contenta di poter intervenire a commento della storia che abbiamo sentito di Giulio. L'immagine di questa giornata è per noi oggi legata a quella della tazza che abbiamo visto scorrere nelle immagini e di cui abbiamo sentito parlare nelle toccanti parole di Valeria Egidi. Quella tazza emblema della resistenza di un essere vivente, lo spiraglio della speranza di fronte alla necessità. Sonnino ha concluso citando Yerushalmi: la memoria del passato è incompleta senza il suo naturale complemento, la speranza riguardo al futuro. Ed è proprio in quest'ottica, la speranza riguardo al futuro, che abbiamo chiesto a Giulio di condividere con noi il frutto delle sue ricerche e di raccontarci la storia della vita della sua nonna e delle persone che ha incontrato negli anni difficili della sua fuga dall'Italia, quelle stesse persone che hanno permesso a lui di essere qui con noi oggi. Volendo ricordare, attraverso le sue parole, tutte le persone che con i loro piccoli e grandi gesti hanno permesso anche a molti di noi oggi di poter essere qui. Grazie. Grazie davvero Marta, e io darei subito la parola a Sonia De Cristoforo, che è una psicanalista del Centro Milano di Psicanalisi, che lavora a Milano e si occupa di adulti, di adolescenti, e ha lavorato in ambito pubblico con delle patologie della dipendenza per circa 13 anni. E dopo che Sonia avrà concluso, apriamo poi il dibattito con il pubblico e con le conclusioni di Anna Ferruta. Grazie. Le prime parole per esprimere comunque la mia gratitudine e il piacere di poter contribuire oggi a Ronny Jaffé e Anna Ferruta, che hanno permesso questa voce. Mia partecipazione. Parlo per ultima, quindi credo che toccherò su tutti i temi della giornata di oggi necessariamente un piccolo riassunto. Io ho origini cecoslovacche da parte della famiglia di mia madre. La storia con cui mi è stato chiesto di contribuire quest'oggi è una storia che parla di un giovane ragazzo, lo zio di mia madre, e per mancanza di altri zii e per straordinaria longevità è morto a 97 anni, anche il mio, sfuggito per un susseguirsi di miracoli ai campi di sterminio. Poco più che ventenne, era impegnato nella resistenza contro la campagna nazista che come un vento inarrestabile attraversava e preoccupava l'Europa degli anni 30. Se ci pensiamo oggi, qualcosa di non troppo diverso da quello che potrebbe essere la situazione di un giovane di oggi. A seguito dell'Anschluss nel marzo del 1938, il successivo obiettivo di Hitler fu l'annessione della Cecoslovacchia. Ed è così che mio zio scappò dalle prime retate nei circoli di dissidenti di Praga, verso Parigi, dove continuò la resistenza fino al 1940. Ancora più? La scena letteraria e artistica francese al tempo era fervente. Nel 1940, con l'insediamento della Repubblica di Vichy, mio zio fu catturato e mandato a Camp de Mille,
inaugurato nel settembre 1939 tra Aix-en-Provence e Marsiglia. Il campo di Mille fu attivo per poco più di 3 anni e ha internato 10.000 persone provenienti da paesi diversi, tra i quali molti artisti, intellettuali e stranieri nemici, categoria in cui capitava mio zio. Ero una ragazzina di 13 anni quando mio zio cominciò a raccontarmi i dettagli delle storie che avevo sentito raccontare durante tutta l'infanzia. A Camp de Mille, per non perdere il senno, nei 6 mesi di prigionia, molti dei quali trascorsi in isolamento, traduceva su carta igienica, senza tregua, il dizionario tascabile che aveva con sé, dallo slovacco al francese e poi viceversa. E qui prendo in prestito le parole di Liliana Segre, era il suo corpo ad essere prigioniero, non la sua mente. Lui infatti diceva che quella era troppo veloce. Non so come mio zio fu tolto dal Camp de Mille e trasferito in prigione a Casablanca, poco prima che il campo di Marsiglia cominciasse le deportazioni verso la Germania. Lì però si ritrovò in un carcere ancora più disumanizzante, senza speranze di uscire, se non per una deportazione verso i campi tedeschi. Per estrema razio, avendo imparato l'arabo necessario per rabbonire le guardie, decise di candidarsi come traduttore franco-arabo, ce n'era sempre bisogno, e in occasione della prima chiamata, vedendo l'opportunità di fuggire, se la diede a gambe levate fino al porto, dove saltò in acqua per farsi raccogliere come un prigioniero politico da una nave americana. Arrivato negli Stati Uniti insieme agli altri prigionieri di guerra, doveva scegliere se diventare cittadino americano, riarruolandosi poi nell'esercito, oppure restare prigioniero di guerra. Ovviamente, senza parlare una parola d'inglese, acconsentì ad arruolarsi. La storia non finisce qui. Rispedito con l'esercito alleato per lo sbarco a Salerno, Anzio, e poi sopravvissuto alla fine della guerra in Italia, unico del suo battaglione che, partito senza di lui per una mancanza di coincidenze, fu disintegrato da una bomba nemica. E se non fosse che negli anni successivi alla guerra, stabilendosi a New York, diventò uno dei membri fondatori di Radio Free Europe, un giornalista, professore e collezionista di arte slava, politicamente impegnato nelle vicende dell'oppressione comunista dei paesi dell'Est Europa e della Cecoslovacchia in particolare, bisognerebbe pensare che il suo racconto fosse una grande invenzione. La storia di mio zio, come di altri membri di quella che poi diventò la mia famiglia, è una storia di resistenza e di resilienza che è stata tramandata nei valori familiari come una sorta di genetica. Per uno strano gioco del destino, mio zio sposò una donna slovacca immigrata in America negli stessi anni della guerra, la cui sorella sposò un giudice dell'immigration americana, uno slovacco, mio nonno. Io sono cresciuta accogliendo in famiglia, nella mia casa europea a Milano come in quella dei miei nonni in America, molti artisti che avevano chiesto asilo politico per fuggire all'oppressione sovietica comunista degli anni della Guerra Fredda. Una visione del comunismo molto diversa da quella che si aveva qui in Italia. Erano persone perseguitate, depauperate di ogni libertà, tranne della loro arte e della speranza di una vita che può rinascere oltre cortina e di trovare una mano tesa di un simile, come si diceva stamattina. Questa è una giornata che raccoglie una polifonia di voci e di testimonianze, vive, vibranti e sensibili. Forse è l'unico modo, abbiamo detto, di concertare un discorso sulla Shoah, che come nessun altro evento storico ci impone di tener vivo il ricordo del male di cui l'uomo è capace e ci ingiunge a proteggere il nostro futuro. Futuro, e lo dico in maniera accorata, che è già alle porte, come ci ha appena ricordato Marta Pezzati e come ci hanno ricordato i quotidiani di questi giorni. I fatti di Mondovì parlano da soli. L'auspicio di Primo Levi, l'essenza di Shema, era quello dell'esigenza del ricordo, per reagire alla tragedia e al suo ripetersi. Ma parlare di Shoah, ascoltarne la testimonianza e il ricordo, è un processo di cui va tenuta a mente la complessità. Concordo con Elena Lohenstahl, citata da Sonnino, che è doveroso stare in guardia e non fare della giornata della memoria un monumento alla Shoah. La retorica e la ridondanza in fondo minacciano di anestetizzare l'ascolto di ogni commemorazione. È difficile parlare di Shoah e ricordare la Shoah. Ce l'ha detto la dottoressa Merzagora stamattina, lo diceva Anna Nicolò, quanto sia difficile ascoltare, lo diceva Primo Levi.
oltre alle storie di resilienza e di speranza, dobbiamo fare i conti con l'evidenza che il ricordo della Shoah e dei genocidi che l'hanno seguita manca sempre delle parole giuste. Mancano le parole giuste per definizione, perché quello che la parola, dopo il disastro, può raccontare è spesso solo la sua irraccontabilità. Mia zia trovava mio zio addormentato di notte, non nel letto, ma nella vasca da bagno in preda degli incubi tremendi, anche quando ormai la guerra era un ricordo lontano. Ma questo era un segreto, non lo sapeva nessuno. Ciò che la parola può raccontare, dunque, credo sia anche un imprescindibile deve. Questo è quello che ci insegna il più assoluto disastro della nostra epoca, riassumibile nel nome sacro di Auschwitz, e chiunque si avvicina al difficile compito di scrivere qualche cosa di sensibile sul tema lo sa. Spesso si sente che le parole si sfilacciano, diventano banali e apparentemente inutili, ma solo da questo luogo può sollevarsi quella voce senza parole, la parola impossibilitata a dirsi e tuttavia obbligata a farlo. Ciò che non si può tacere deve essere saputo. È certo che si deve prendere il polso di chi sopravvive e serve un coro che trasporti quel battito, un insieme di voci che alternandosi come in una fuga non lasciano nessuna voce da sola e alimenta quei legami tra persone che la tragedia ha disgregato. Sembra che questa giornata, ispirata alla tazza salvata, abbia sollevato proprio questa coralità, con il racconto delle storie personali che ci tengono incollati alla vita, alla nostra resilienza, a quello che possiamo pensare di fare, ai legami familiari, ad un'identità che non può essere distrutta, ma vuole essere trasmessa e rifondata nelle generazioni, per lasciare emergere il segno, quale esso sia, dell'indistruttibilità dell'essere umano o dell'essere umani. Questi racconti hanno fatto risalire in me, come una memoria fa, il ricordo di un'interiorità, di un gesto che ci preserva se noi lo preserviamo, di ciò che di più intimo conserviamo nel silenzio dei momenti in cui pensieri e parole spariscono insieme al senso che possono produrre. Proporrei di considerare il nostro essere qui oggi come un atto di resistenza, oltre che di testimonianza. Abbiamo detto che cosa possiamo fare, beh, questo è sicuramente un inizio. Nel racconto vivo delle singole storie c'è già una risposta, anche politica, al massacro fisico e psichico, a ciò che Habermas magistralmente ha definito the cheapening of life, la svalutazione, il disprezzo della vita umana, che nell'evento della Shoah di fatto ha trionfato. Il racconto però non può essere lasciato a se stesso, occorre che si ritorni ad accudire il pericolo di un naufragio, l'unico vero antidoto della ripetizione della storia. Se vogliamo raccogliere l'eredità di Primo Levi, è necessario tenere aperto uno spazio per l'angoscia della ripetizione, che non è nel futuro, ma è già alle porte e anzi sta già accadendo in nuove e vecchie forme. La Shoah non è mero fatto del passato, ma un evento del presente che ci riguarda tutti e ci chiama a reagire. Solo così una giornata della memoria può diventare memoria nel senso più profondo del termine, come presente capace di agitare un futuro e ricordarci che il nostro compito è quello di proteggerlo. Fragili e forti possiamo essere, come ci ha ricordato la giornata di oggi. Beh, non aggiungo parole, mi pare che è stata veramente una coralità e una sinfonia di testimonianze straordinaria, che tocca tante aree del mondo, no? Abbiamo parlato da Alessandria in Italia, Smirne, la Repubblica Ceca e così via. Io darei subito la parola al pubblico e inviterei poi Anna a venire al tavolo. Vi presenta... Silvia Vegetti Finzi, ecco, quando se vi potete presentare così. Acceso.
Questo lo possiamo prendere. Scusate, prendo la parola brevissimamente per dire quanto questa giornata è stata eccezionale. Tra le tante che ho seguito nell'occasione degli anniversari della Shoah, questa senza dubbio rimarrà indimenticabile. Si sono toccati molti piani della questione, da quello storico alla storia della della letteratura, della cultura, alle testimonianze e alla lettura psicanalitica di questi fatti. Credo che una simile completezza non si sia mai sentita. Anche la risonanza, il risuonare di un concerto di testimonianze così varie, veramente varie per età, per esperienze, per storie, veramente è qualche cosa di straordinario. Però io vorrei dire un'ultima cosa, che dal mio punto di vista, che sono stata colpita dalla definizione di Sonnino del termine intorno ad Auschwitz, no? Come mi ha dato l'idea che ci siano dei cerchi concentrici intorno ad Auschwitz, e qui i testimoni della tragedia vissuta, si è parlato della memoria, di più generazioni del ricordo familiare. Trovo che in Italia manca di storiografia una esperienza straordinaria che non ha, credo, altrove analogia, che è quella dei mezzo sangue. La persecuzione dei mezzo sangue non è stata mai considerata dalla storiografia della Shoah o dell'ebraismo, delle persecuzioni in generale, perché credo che in Germania non sia avvenuta e che sia una specificità dell'Italia, in particolare degli editti della Repubblica di Salò. Questi hanno colpito una generazione di bambini che avevano un solo genitore, per lo più il padre, di origine ebraica, perché ha colpito i cognomi. Quindi a questo punto questi bambini sono stati perseguitati. Non so quanti di loro siano stati veramente presi dalla polizia italiana, quanti siano stati deportati. Tutto questo sarebbe da studiare. So che l'ambito, mi dicono gli storiografi italiani, è ancora molto aperto a nuove ricerche. Questi bambini hanno sofferto molto. Hanno sofferto perché erano perseguitati, spesso senza saperlo, e hanno vissuto anni di paura. Nel mio caso, per esempio, sono figlia, mi chiamo Finzi, quindi di un padre ebreo e di una madre di origine tedesca, Rückinger. Sono nata proprio nel momento delle proclamazioni delle leggi razziali. Mi sono trovata immersa in un clima di paura. Ho dovuto cambiare il cognome, dire che mi chiamavo in un altro modo. Guardati con sospetto dal paese dove mia mamma era maestra, quindi tutto un clima di paura, di persecuzione. Siamo stati nascosti in un convento di suore che probabilmente ci ha salvato la vita. Tutto questo non è mai stato raccontato dalla mia famiglia, sono brandelli di memoria presi così a caso. Mio nonno è morto ad Auschwitz, i miei due zii, fratelli del padre, a 20 anni sono stati deportati e morti ad Auschwitz, quindi un'aura di dolore, di paura, di persecuzione che non ha mai trovato parole per dirsi. Io l'ho raccontata nel mio libro Una bambina senza stella, ma ultimamente è uscito per esempio un altro libro, ma forse ce ne saranno altri, di memorie di un certo Diego Lanza, che è storico della letteratura greca e accademico dei Lincei, il quale ha raccontato la sua storia milanese col titolo Il gatto piazza Wagner. Chissà, forse ce ne saranno tante di queste storie sommesse, storie da dire in sottovoce rispetto al dramma di chi è stato deportato, di chi è morto nei campi di sterminio, ma forse siamo giunti nel momento in cui anche le voci più sommesse meritano di essere accolte, tanto più che i testimoni hanno su per giù la mia età. Ormai sono l'ultima generazione che può dire a quei tempi io c'ero. Grazie. Prego. No, perché c'è lo streaming. Così è già acceso? Non so se
questo può essere interessante che porti la mia testimonianza di insegnante. Insegnante non in un liceo magari prestigioso di Milano in cui potrei partire parlando di un'espressione che mi ha molto toccato in un libro, Uomini ad Auschwitz, l'espressione è il peso catastrofico di chi è sopravvissuto. Io insegno in una scuola serale di studenti lavoratori che raccoglie, diciamo così, iscritti dalla periferia di nord-est di Milano. Non sanno niente questi ragazzi, bisogna sempre assolutamente stare sul pezzo, non soltanto a ridosso, nel caso specifico del tema della Shoah, a ridosso del 27 gennaio. Naturalmente noi domani, io e dei colleghi più sensibili, come tutti gli anni, faremo una presentazione di documentari, ma dicevo bisogna sempre stare sul pezzo perché qualsiasi occasione è l'occasione per toccare dei temi. Per esempio, è una settimana che nella mia quinta preparo la giornata del 27 gennaio, ma la preparo anche nei mesi precedenti. Per esempio è stato citato l'episodio di Kielce, non so se tutti lo conoscono, io ne sono venuta a conoscenza leggendo un testo che riguardava la situazione dei sopravvissuti dopo la liberazione dei campi. A Kielce in Polonia nel 1946 c'è di nuovo un pogrom. Io personalmente non sapevo che, perché nelle mie fonti il pogrom scatta non tanto per quello che ha detto lei, che ci sta anche di impossessarsi di beni degli ebrei, ma siamo nel 46, gliel' avevano forse già sottratti, bensì di nuovo scatta questo pogrom nel 46 in Polonia a danno di sopravvissuti che stavano sui treni tornando non so dove, a quale loro casa, non ho idea, sempre con l'accusa, era sparito un bambino cristiano, che questo bambino fosse stato rapito dagli ebrei per i sacrifici rituali. Ecco, lì per esempio racconto questo fatto ai miei studenti e chiedo che superstizione avete ancora riguardo all'ebraismo? E ne vengono fuori, non nei termini di un antisemitismo feroce, ma magari nei termini della presunta ricchezza degli ebrei a cui il Terzo Reich voleva strappare beni e posizioni di prestigio. Mi viene in mente un'altra cosa, non so, l'anno scorso in occasione di una mia collega, non mi ricordo di che città, ma che è stata sanzionata. Guardate, senza spirito di casta, non vengono sanzionati docenti che veramente fanno male il loro mestiere, ed è stata sanzionata, non mi ricordo appunto in che città, questa insegnante che mi pare il 27 gennaio dell'anno scorso aveva presentato un progetto dei suoi ragazzi in cui è stato ravvisata un'equiparazione tra la Shoah e delle politiche di destra. Bene, questa insegnante, quando ne ho parlato in classe, non sono entrata nel dettaglio, nei contenuti, a me non piace indottrinare i miei studenti, ma ho ricordato loro che quella scuola in cui questa insegnante insegna, spero sia stata ovviamente reintegrata, è Vittorio Emanuele III. E non soltanto quindi sono state dedicate busti, sono stati dedicati busti piuttosto che lapidi a persone che avevano firmato il manifesto della razza, ma ci sono scuole ancora intitolate a comunque un re che quelle leggi razziali le ha firmate. Ma potrei dire molte cose, ma mi fermo soltanto per dirvi che a scuola chi ha coscienza, chi ha sensibilità, chi si interroga su questioni profonde non smette, non manca di trovare occasioni, ma non il 27 gennaio, ma tutto l'anno, per far riflettere i ragazzi e gli studenti. Grazie. Chi deve intervenire?
testimonianza indiretta. Quella... Forse non si sente? Che è quella di mia madre, che si chiamava Ursula Hirschman, era un'ebrea di Berlino, è scappata da Berlino nel 1933, era del 13, quindi aveva 20 anni, insieme a suo fratello che ne aveva 18, perché scesa al potere di Hitler le ha fatto capire anzitempo rispetto agli amici ebrei che pure aveva a scuola che la situazione sarebbe stata drammatica. Dico anzitempo perché sono molte le persone che nel 1933 a Berlino non credevano a quello che vedevano, alla situazione nella quale erano immersi. Tant'è vero che io mi chiamo Renata perché mia madre aveva una compagna di scuola pure ebrea alla quale lei aveva cercato di dire vieni via, scappa, andiamo via da Berlino, non possiamo stare qui. E lei diceva ma no, finirà, non... Vi ricordate il film di Polanski, il pianista? Mm-hmm. E si svolgeva a Praga, non a Berlino, ma la situazione era identica, no? Ecco. Bene, mia madre è andata a Berlino, è andata a Parigi, è scappata, lì ha incontrato quello che sarà mio padre, cioè Eugenio Colorni, il quale era un ebreo, anche lui, antifascista, un filosofo importante, che nel 1944 è stato ucciso dai fascisti a Roma. Mia madre ha poi risposato Altiero Spinelli, che è stato un grande europeista, che è stato sostanzialmente mio padre, perché quando Eugenio Colorni è morto io avevo solo 4 anni, ero rifugiata in Svizzera, non mi ricordo neanche più di lui purtroppo, perché lui era a Roma che faceva la resistenza e io ero in Svizzera per le leggi razziali, non me lo ricordo, ma quello che adesso vi voglio raccontare sono solo due cose. Mia madre ha scritto un libro che è intitolato Noi senza patria, un libro che è stato tradotto in Francia, è stato tradotto in Spagna, adesso vogliono farne un film in Germania. Due cose di questo libro voglio ricordarvi, ed è questa. Uno, che lei racconta che un giorno incontra un vecchio amico belga, ebreo, che mia madre ha combattuto accanto a Spinelli, Altiero Spinelli, tutta la vita per l'unità europea, per la federazione europea, per gli Stati Uniti d'Europa. E lui dice, il vecchio amico ebreo dice a mia madre, se facile pour vous d'être européen, vous êtes juif. Cioè per gli ebrei è facile sentirsi ebrei, è sentirsi europei, perché hanno un modo di pensare che va oltre le frontiere. Poi una seconda cosa che è di tutto questo libro, che è molto bello, è quella che mi ha impressionato di più e che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Siamo nel 1933, mia madre ha 20 anni, suo fratello ne ha 18 e la sorella ne ha 12. Muore il padre di questi tre, che oggi diremmo adolescenti, perché insomma 20, 18, 12 anni. Un cancro allo stomaco all'età di 52 anni. Mia madre racconta in questo suo libro di suo padre e dice quello che stava accadendo in Germania nel 1933, anno in cui noi siamo scappati da Berlino, noi, cioè lei e suo fratello, era talmente pazzesco che quasi della morte di un nostro padre non ci siamo accorti. Voi pensate cosa vuol dire per una famiglia con tre ragazzi adolescenti la morte di un padre. Ebbene, le vicende intorno a loro, intorno ad Auschwitz, cioè, ha
a Berlino nel 1933 una famiglia ebrea con due ragazzi impegnati politicamente nel Partito Socialista, mia madre e mio zio erano impegnati nel Partito Socialista, la morte del padre è un evento che passa quasi inosservato. È impressionante, vero? Anna. No, volete dire al tavolo? Io avrei una cosa a cui pensavo oggi, durante, fino al mattino in realtà, mi guardavo intorno la stanza e dicevo, ma dove sono i giovani? Dov'è la terza generazione? C'è Giulio, eravamo seduti vicini e ho detto, ci stanno parlando dall'alto, noi raccogliamo dal centro perché siamo ormai nel mezzo del cammino, ma dove sono i giovani? Tra le cose che possiamo fare, che possiamo pensare di fare, è di sensibilizzare proprio la generazione che oggi dovrebbe fare qualche cosa, dovrebbe dire qualche cosa, dovrebbe eventualmente mobilitare qualche cosa a livello sociale, politico, individuale. È sorprendente come se si chiede oggi a un ragazzo di 14, di 17 anni che cos'è la Shoah, cosa sai della Seconda Guerra Mondiale, cos'è stata la deportazione degli ebrei. Poca roba, poco a spanne. E questo è vero anche tra gli ebrei, questo è vero anche, mi dicono i miei colleghi ebrei e i miei colleghi in Israele, ovviamente non nella stessa misura. Dove sono i giovani e dove sono le persone che porteranno avanti la giornata della memoria tutti i giorni dell'anno? Forse ci dovremmo concentrare su questo un pochettino. Ottimo! Allora è un invito. Dunque, sono emozionata perché la giornata è stata ricca di contributi, ma insieme ero animata proprio a quanto diceva adesso Sonia De Cristofaro, no? Dal intento e la speranza che di passare il testimone alle nuove generazioni e diciamo lottare contro l'oblio, la dimenticanza e per la ripresa del passato in vista del futuro. Quindi insomma credo che la giornata sia stata molto ricca e intensa e ringrazio tutti i partecipanti che sono stati anche qui fino a questo momento e anche tutti quanti coloro che sono intervenuti portando relazioni e testimonianze. Sottolineo in questo intervento conclusivo soltanto alcuni flash. Il primo è questo, riprendendo questo argomento che aveva inaugurato Silvio Vegetti Finzi col suo contributo di quanti non dei giovani non conoscono niente della Shoah e che adesso ha ripreso anche Sonia. E, cosa si può fare perché questo in qualche modo venga modificato? Nella mia esperienza di psicoanalista, noi sappiamo che nessuno, anche i pazienti che arrivano e non parlano, si parla solo se c'è qualcuno che ascolta. Questo ricorda il tema che ha proposto Alberto Sonnino sull'ambiente intorno ad Auschwitz. Bisogna ascoltare, no? Fare in modo, come ha fatto Giulio, che si è messo ad ascoltare sua nonna. La capacità di ascolto è bassissima. Tutti vogliono parlare, no? Ecco, mentre noi dobbiamo cercare di di essere degli ascoltatori partecipi di tutti, dei giovani e degli anziani, perché si ascolta, allora perché l'ha detto chiarissimamente Alberto Sonnino, perché al ritorno dai campi i
sopravvissuti facevano fatica a parlare e a scrivere, ma sapevano che non sarebbero stati ascoltati, no? Ecco. E questo riguarda proprio una capacità analitica, no? Noi analisti cerchiamo di sviluppare una capacità di ascolto anche del non detto e di climi emotivi. Allora, questo credo che sia così importante, ascoltare, no? Ecco, perché se ascoltiamo la gente parla, i sopravvissuti o anche i giovani che non ce ne frega niente della Shoah, ascoltare, no? Attivare un meccanismo virtuoso dell'ascolto. Questa mi sembra importante. La seconda considerazione riguarda appunto la polifonia delle voci che abbiamo ascoltato oggi, che già ricordava anche Sonia, no? Ecco, io credo la polifonia cosa ci dice? Che le tragedie epocali del secolo scorso, per ora diciamo del secolo scorso, ma anche oggi, quella dei migranti appunto che annegano del Mediterraneo, io la trovo intollerabile che noi sopportiamo che degli esseri umani anneghino in questo modo di fronte l'Europa praticamente faccia pochissimo, non dico faccia niente, no? È una questione in cui l'indifferenza è veramente colpevole, ecco. Però nella polifonia io trovo che di questa giornata trovo che è stato molto interessante che hanno preso voce sia delle storie uniche, quelle che abbiamo sentito prevalentemente nel pomeriggio, di persone, accanto delle considerazioni di carattere generale. Considerazioni di carattere generale di tipo psicoanalitico, in particolare le ha fatte Anna Nicolò riferendosi ai meccanismi di difesa che motivano proiezioni, dissociazioni, negazioni, no? Dinieghi, eccetera. Ma è in qualche modo l'alternanza, diciamo così, non è impossibile parlare di persone, di storie uniche e al tempo stesso di interpretazioni di carattere generale. Invece spesso l'una cosa elimina l'altra, no? E questo è un aspetto della polifonia, sta metterle insieme. Non saremo ancora in grado di legare tutti questi elementi, ma almeno tenerli insieme è già molto molto importante. Così pure i numeri e le storie. In particolare la professoressa Merzagora ci ha dato dei dati, dei numeri e delle informazioni. Questo è altrettanto importante perché il carattere così fattuale ci permette di dire che quello è stato, come diceva Ricoeur, quello è stato, è gewesen, è, come diceva volendo anche Emanuele Severino, citato stamattina da Giuseppe Sabucco, e insieme poi le storie che abbiamo sentito. Anche questo, io credo questa polifonia in cui hanno avuto la stessa importanza i numeri, i fatti e le storie. Il terzo elemento che mi sembrava importante raccontare è di nuovo il trauma vissuto a livello individuale che noi vediamo nelle storie dei nostri pazienti in analisi e di cui quindi ci occupiamo in modo intenso, e insieme però la consapevolezza che quell'individuo che abbiamo in analisi appartiene anche a un gruppo sociale e quindi la psicoanalisi dell'individuo e la psicoanalisi del gruppo non possiamo mai tenerle separate completamente, perché quell'individuo, la teoria di Caes, ciascuno di noi ha anche inconsciamente il bisogno, la necessità di un'appartenenza gruppale a un gruppo, e questo bisogno spesso genera situazioni di conformismo, di appiattimento e di adeguamento alla e talmente lo diceva anche Silvia Amati Sass parlando della situazione argentina, no? Ecco, l'adattamento alla realtà, ma per, come diceva anche Bleger, per un bisogno di appartenenza gruppale. Allora trovarci oggi qua domenica è faticoso, eccetera, ma nutre la nostra soggettività anche di appartenenza gruppale sana, mi verrebbe da dire, no? E come antidoto a un'appartenenza gruppale
anonima o comunque conformistica al trend corrente. E anche questo mi sembra sia un frutto della giornata. E ancora, credo che sia la penultima cosa che mi sembra di poter condividere con voi, riguarda la questione del testimone. Ecco, io credo che tutti noi che abbiamo partecipato a questa giornata abbiamo avuto nel corso dell'ascolto parecchie emozioni intense. Siamo diventati testimoni noi, anche sia nella terapia analitica che nella ricerca sociale. Diciamo, se si provano intense emozioni, si diventa per forza testimoni di qualcosa che è accaduto e che appartiene oramai alla nostra soggettività e che ci permette quindi di, nel futuro, di continuare a parlare, non tacere, anche se i sopravvissuti a poco vengono a mancare. Ma noi siamo anche noi diventati testimoni di qualcosa che è accaduto perché abbiamo provato intense emozioni. E questa è l'ultima osservazione, e che riguarda i riferimenti all'arte, alla letteratura, che ha fatto Sara, ha fatto Marta, ha fatto Sonia, hanno fatto in tanti. Allora, l'arte in qualche modo non è un'edulcorazione di eventi drammatici, ma è un aspetto della capacità di raccontarli che ci aiuta a renderci più umani. E questo è importante. Ricordate la cosa che io ho letto di Alessandro Galante Garrone, che scriveva a Franco Antonicelli perché pubblicasse il libro di Primo Levi. Mi sembra anche bello, no? E detto allora, di fronte a queste tragedie di cui praticamente pochi sapevano, allora, questo aspetto della bellezza, che cos'è? È una dimensione umana che ci permette di condividere con gli altri degli eventi così drammatici, dando ad essi, però non per semplicemente denunciare, offendere, ma per condividere. L'arte ci permette di condividere con gli altri. E con questo concludo, pensando che questo gruppo che ha preparato la giornata di quest'anno credo che preparerà anche quella dell'anno prossimo, quindi l'anno prossimo a Gerusalemme. Grazie Anna, direi che con questo possiamo concludere questa giornata, anche con ricordando in ultimo ancora Valeria, che credo che sarebbe stata veramente felice e orgogliosa di essere qui con noi oggi. Valeria Egidio. Credo che sarebbe stata felice di questa giornata. Assolutamente, sì, 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 sì. È partita da lei, in fondo, la tazza salvata. Quindi. Stavo spiegando a Giulio la Next Year in Jerusalem, non la sapeva, che motiva, perché questi ultimi hanno travagliato. Quindi glielo stavo spiegando. Grazie a te, Alberto. Ti sentirò domani. Grazie. Molta emozione, cercherò di mantenere gli applausi.